Ebbene ragazzi, rieccoci qua su Piante contro Zombie. Nell'ultimo episodio abbiamo incontrato questo tipo di zombie, che è lo zombie che sta sott'acqua e quindi respira tramite questo tubicino. Oggi andremo un po' avanti con l'avventura, vediamo cosa ci riserverà il prossimo livello. Aia. Vediamo un po'. Allora. Una cosa che possiamo notare è che ci sono un po' tanti zombie, cioè quello secchione, il segnaletico, l'informatico, l'atleta e quello che sta sott'acqua. Quindi, cosa possiamo usare? Allora, io volevo provare questa pianta. Prendiamo questo girasole di ciliegie, super sparasemi, tubero, sparabrina. Ovviamente la ninfea, però al posto del super sparasemi facciamo che ci mettiamo il pero. Ci potrebbe servire. Andiamo. Siamo pronti, siamo pronti. Come sempre, piantiamo il nostro bellissimo e felicissimo girasole, che non vedo l'ora di fare i soli, appunto per aiutarci. Qui mettiamo la ninfea. Vediamo che ci riserverà questo livello, perché sono un po' di zombie qua, vedo. Eccolo che arriva. Ragazzi, abbiamo combinato un disastro, ci siamo dimenticati di prendere lo sparasemi normale. Vediamo come ce la possiamo cavare allora. Perché lo sparabrina costa un po' tanto. Proveremo a usare questo qui, lo sparasemi che spara in tre file. Vediamo un po'. Da quello che ho capito devo fare così. Eccolo qui, vediamo cosa fa. E si spara in tre corsie, potrebbe essere utile. Prendiamo altri soli. Qui mettiamo una pera perché sennò questo zombie comincia ad avanzare. Prendiamo questi soli. Ho già con il segnaletico. Qui sono agguerriti i zombie. Mi addirittura ci sono tre bandiere. Cavoli. Però sarà bella la tosta. Bravo il nostro pero. Quindi già così praticamente fermiamo tutti quelli che passano in queste tutte le sei corsie. Però vedo che sta avendo difficoltà il nostro trisparasemi, lo chiameremo. Perfetto, piantiamone un altro qui. Anche se qui vedo che ha poco utilizzo perché qua sta invece in due corsie, mentre lui. Se lo mettiamo invece verso i centri, spara in tre corsie. Nei lati non è molto consigliato, quello che vedo, usarlo. Però proviamo a usarlo lo stesso. Dato che lì c'è l'informatico, adesso va veloce. Appena togliamo il giornale. Raffreddati. Ok. Aia, c'è l'atleta. Se riescono a fermarlo, sì, praticamente dovrò riuscire a fermarlo. Ragazzi, mi raccomando, non fate il mio stesso errore che non avete preso sparasemi perché sennò diventa difficile. Anche qui sparabrina. Mi arriva la prima ondata. Eccolo. Eccolo, zombie sta sott'acqua. Sappiamo noi come tirarlo fuori, ovviamente, da lì. Dandogli una ninfea. Così nel frattempo lo posso un po' colpire. Però vedo che senza sparabrina diventa un po' più difficile la situazione. Se non ci mettiamo sparabrina che lo rallenta un po'. Beh, qui mettiamo il nostro pero, che lo schiaccia e ci dà anche la moneta. Ok, prendiamo questi soli. Prendiamo questa moneta. Un altro sparasemi. Eccolo che arriva qua il nostro amico. Mi quanto mangio a sta canna. Prendiamo questa moneta. No, quello era per quello sott'acqua. Eccolo.
Nemico mi ha schivato. Attenzione. Allora non schivi più. Devo mettere un muro di noce, ci serve. Così tanto lo scegliamo. Ehi, calmi, calmi. Già partiamo con il secchione anche in acqua. Non abbiamo mai visto il secchione in acqua. Però sembra essere più debole però in acqua. No, mi sa che avrà la stessa resistenza più o meno. Però nell'acqua ce la cava molto di meno il nostro secchione. Vi presento. Eccoci alla seconda ondata. Un po' di spalabrina che non fanno male. Quanti sono? Attenzione. Proprio difficile da battere è il subacqueo. Se non ci fosse quello sarebbe più semplice la situa. Il nostro secchione ci riprova. Questo sotto c'è anche lo spalabrina. Però rallenta. Moneta d'oro ci serve. Moneta d'argento. Però ci sta. Ah, e noi notiamo una cosa, lo spalabrina quando l'informatico c'è aggiornare non gli fa assolutamente effetto. Appena io toglie sì, però è tipo una specie di scudo. Allora, quindi ne stanno arrivando un po' tanti, ma attenti, ora escono. Oh, perfetto. Manco me la sono mangiata già foglia. Quando vogliono queste piante sanno essere molto forti. I zombie subacquei neanche il tempo di mangiarsi la ninfa, già la... I sparasemi qua li hanno... l'hanno ucciso. Sì, molto semplicemente. Ok, mettiamolo qui. Ecco che arriva l'ultima andata. Datemi soldi per le ciliegie. Datemi soldi per le ciliegie, che qua c'è una bella esplosione. Ragazzi, eccoli. Pure il secchione adesso emerge. Aglia. Attenzione all'informatico. Ciliegia qui, che ci sono due secchioni. Olà. Vediamo con il pero. Olà. Oh, che abbiamo sbloccato le chiavi. Queste possiamo lanciargli gli zombie, non so. Vediamo un po'. Abbiamo sbloccato 5.000 monete comunque. Adesso possiamo visitare il negozio di Dave. Hai trovato le mie chiavi? Questo sai che significa? Adesso i miei gingilli sono aperti. Oh, possiamo fare acquisti. Guarda un po' e vedi cosa ti piace comprare. Vediamo un po'. Sono molto curioso. Allora, ci abbiamo... questo è un extra. Cioè, che puoi posizionare auto slot. Questo deve difendere meglio la piscina. Ok. Anche se per ora non abbiamo avuto problemi. Il rastrello è tipo... vediamo un po' che dura per 3 livelli e... e uccide direttamente uno zombie. Vabbè ragazzi, io mi sa che comprerei... lo slot qua. Abbiamo finito tutti i soldi. Le due sembrano tipo i potenziamenti di quelle tipo nostre. Che già ci abbiamo. Vabbè, passiamo al prossimo livello. Beh, i zombie stanno facendo progressi, ma in modo strano. Cioè, sono veramente piccoli. Come piccoli? Sono piccoli, sono almeno alti 1,70 m. Difenditi da quelli. Che se... buongiorno. Ma perché sono piccoli? Che gli è successo? Abbiamo il carrello. È una modalità. Ah, che è tipo a bowling. Ok. Ah, non è a bowling, scusate. Cioè la ninfa anche. E boh, proviamo a mettere lo sparasemi. Ma sono più deboli, scommetto. Se sono così piccoli. Sì, infatti sono molto più deboli. Se sono a 3 colpi questi piccoli qua.
Aia, però mi stanno dando solo cose tipo ciliegie, non mi stanno dando qualcosa per difendere qui. Lo piazziamo qua. Qui una bella ciliegia metterei, perché non abbiamo altro. E quando esplodono, esplodono in miniatura, ok. Mettiamo le ninfe. Aia, pure in acqua stanno arrivando. Ninfea. Finalmente ci siamo questi muri di noce. Attenzione, ciliegia. Un po' per tutti. Ninfea e muro di noce. Possiamo farlo, forte. Beh, ninfea e muro di noce dovrebbero reggere qui. Altra bomba. Mettiamo qui. E non c'abbiamo niente muro di noce qui però. Ecco l'ondata. Io difenderei più qua onestamente. Sto scherzando, adesso c'è il muro di noce. Difendiamo di più qua. Ah, eccoli. Testiamo il muro di noce con i sommozzatori. Vediamo un po'. E anche il Rebistar infatti resiste di meno. Infatti già è rotto praticamente. Ah, loro ci metteranno un po' a mangiarlo. Vogliamo cercare qui. Questi teniamo come riserva. Parasemi qua. Ci servirà presto un... ci servirà presto un nuovo muro di noce, è quello che vedo. Ciliegia e muro di noce. Sostituiamo. Ok, moneta. Sparasemi. Tutto sparasemi. Beh, prima tutto bene sta andando questi zombie in miniatura. Ok. Niente, quanto stanno mangiando. Ciliegia. Ok. Sostituiamo. Ah, ci mettono velocemente qui a morire. Ma sono fatti tipo anche più veloci o sbaglio? Ok. Ecco, arriva l'ultima ondata. Mettiamo qua i ninfe, perché sennò si riempie il carrello. Ah, emergono pure in miniatura, perfetto. Sostituiamo. Ciliegia qua. Assolutamente sì. Ciliegia qua. E ciliegia qua. Olà. Peperoncino ci abbiamo qui. Vediamo un po'. Anche lui è abbastanza arrabbiato. Gelapegno. Distrugge una fila di zombie. Niente male, attenzione. Emmo? Emmo, che facciamo? Che cos'è questa... che è una macchina? Una macchinina? Cioè, ma che è tipo una specie di... macchina che serve per qualche lavoro in particolare? Zomboni. Ok. Oddio raga, non so cosa potrebbe fare questo qui. Io prenderei... giusto giusto, prenderei... la ninfea. O sparasemi stavolta. Abbiamo anche uno slot in più, quindi. Girasole. Ciliegie. Gelapigno lo voglio provare. Proviamolo. Sparabrina, assolutamente sì. Il pero. Ci sono... zombie che respirano sott'acqua? No, quindi niente muro di noce. E tubero esplosivo. Proviamo. Allora, mettiamo girasole. Però il massimo delle ondate che abbiamo visto sono solo 3 ondate da affrontare prima. Ma che fa? Il girapegno tipo fa distruggere una fila, quindi. Ok, due ondate, meglio così. Tubero esplosivo, assolutamente sì. A me quello zombie mi preoccupa un botto, perché ha una macchina, tipo, una specie di macchina che serve per lavorare. E avrà una resistenza abbastanza alta. Nel caso usiamo il pero. E se non ci basta anche le ciliegie. Mettiamo uno sparasemi tra poco. Ecco lo sparasemi. Sparasemi qua.
ne arrivano due, attenzione. Facciamo due file di spara semi e una di spara brina. Sì, dai. Ah, ecco il segnaletico. Ecco qua, due spara semi. Mettiamoli anche nell'acqua, perché se no nell'acqua abbiamo una difesa bassa. E scusate, quello zombie nuovo dove va? In acqua o in terra? Mi sa che va in terra, perché in acqua non ci può stare. Eccoli che iniziano a venire i nostri primi zombie sull'acqua. Meno male che i zombie non sanno nuotare, che sennò sarebbero stati più veloci. Ecco che era ondata. Mi preoccupo perché potrebbe arrivare adesso, Ok. Beh, c'è lui con la bandiera per ora. Falsa allarme, falsa allarme. Mettiamo sparabrina. Oh! Oh, che? Ma è infatti fatta di ferro? Oh, ma che? Ma non muore. Quanto ci metto? Spero, assolutamente sì. Mi ha fatto un'esplosione. Questi zombie sanno pure guidare adesso. Ma, raga, ma che ha lasciato per terra? Ha lasciato tipo una striscia di ghiaccio? Perché? E su, dai, rimane qui per sempre? Vabbè. Ok. Beh, però li congeliamo tutti abbastanza bene. Mettiamolo qui. Appena arriva la macchina la raffreddiamo. Vedremo come sblocchiamo. Certo, noi sblocchiamo piante, pure loro sbloccano oggetti, Da mettersi addosso oppure da guidare. Ma va a finire che guidano un carro armato, vuol dire. Eccolo. Ma ce la fanno ad abbatterlo? Vediamo. Nel peggio dei casi metto la ciliegia, Cioè, spero. Ah, ok, si cominciano a mancare. Ma ce la fanno? Mi sa di no, non ce la fanno. Ah, mettiamo il pero. Ok. Sì, comunque, se mettiamo un altro sparasemi dovrebbe farcela, credo che si stava rompendo. Eccoli. Oh, ma che è sta cosa? Gelapegno. Ok. Ciliegia. Oggi tutta a base di fiamme. Ma chi erano quelli? Cioè, quindi bisogna stare anche attenti, se questo forma la linea di ghiaccio vuol dire spawn altri 4 zombie, peggio di quello danzerino. E pera, per conclusione. E vediamo che abbiamo sbloccato. Oddio, che cos'è? Cosa 100 soli? Rovere. È una pianta che quando i zombie passano, se la calpestano gli fa male. Ah, interessante. La proveremo magari in un prossimo episodio, questa pianta. Vabbè ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo vedremo appunto cosa ci riserverà questa pianta e la prossima ondata. Speriamo che nella prossima ondata non ci ritroviamo uno zombie con un carro armato. Intanto abbiamo sbloccato anche qui le chiavi per andare nel negozio di Dave, come vedete. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.